professore Francesco Barbaro, dobbiamo parlare all'interno di questo discorso di questo convegno di un... Il suo libro parla di un tentativo, direi, bellissimo, ma mi perdoni professore, disperato. Nel 93 si è cercato di cambiare, come raccontare, la pubblica amministrazione. Io facevo parte della pubblica amministrazione, onestamente era abbastanza difficile. Guardi, si parla di riforma della pubblica amministrazione dall'Ottocento, se non addirittura da prima. C'è un bellissimo scritto di Antonio Gramsci, scritti di Torino, del 1917, dove praticamente dice, parlando di un caso di un impiegato che aveva bruciato le carte, si era rubato un po' alcuni fogli, che forse quello era l'unico modo per riformare la pubblica amministrazione, e che si parla da anni di pubblica amministrazione, lo diceva nel 1917, si parla da tanti anni di riforma della pubblica amministrazione, ma di fatto non si è mosso mai nulla. Però mi perdoni, lo diceva nel 1917, sì, però mi scusi, l'hanno detto Salvemini, l'hanno detto, ma non per difendere, non per difendere, ma lei non pensa che però dovrebbero prima mettersi d'accordo su come e cosa vogliono riformare? Il problema è la riforma, un conto è il tema normativo, un conto è anche capire a cosa serve oggi la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione oggi dovrebbe servire a assicurare una buona scuola, a assicurare una scuola per tutti, a una buona sanità pubblica per tutti, dovrebbe servire per la cura del nostro territorio, sempre più esposto ai cambiamenti climatici, dovrebbe servire per assicurare i trasporti per tutti, servire a questo. C'è una missione che serva e soprattutto che riesca ad assicurare quella famosa uguaglianza sostanziale. In questo la digitalizzazione dovrebbe aiutare. La digitalizzazione può aiutare a semplificare i processi, a accelerare e ridurre i tempi, però poi il problema è migliorare anche la qualità dell'intervento pubblico, perché se poi noi abbiamo tanti miliardi dei fondi europei, del PNRR, e non li spendiamo, al di là del digitale, se sono le persone che non si muovono, certo, se non si fanno i bandi, li puoi fare bandi veloci, puoi fare tutto più velocemente, ma se nessuno si muove e sa fare i bandi, poi il problema sta a monte. Ecco, mi quindi perdone, ma sono le competenze, avere persone in gamba nelle pubbliche amministrazioni. Certo. Non usare le pubbliche amministrazioni. Vero, 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 ma c'è un problema però, professore, mi scusi. L'impatto del cambiamento della società, nel senso che le persone invecchiano, anche questo contribuisce o no? No, io spero di no, ma difendo i vecchi, ma insomma. No. In vecchi il tema è il fatto, cioè questa tendenza ormai è molto evidente, porterà a aumentare la spesa pensionistica, ovviamente a ridurre la forza lavoro, ma soprattutto le persone che non lavorano devono essere in questo senso anche aiutate e supportate. Significa spendere in servizi sociali, e i nostri servizi sociali non sono il massimo, anzi siamo i più indietro su tutto, ma i comuni non hanno più soldi per i servizi sociali, né per accompagnare gli anziani, per supportare gli anziani, c'è poco welfare da questo punto di vista. Quindi è ovvio che poi, come dire, una società che invecchia, se non è supportata da giovani che lavorano, diventa ancora più... E coloro che lavorano per gli altri, cioè i componenti delle pubbliche amministrazioni che invecchiano, quanto importano sulla non buona pubblica amministrazione? Cioè, se il signore ha 60 anni invece di averne 30, il tizio che deve dare il servizio... Ci sono poi, l'età non sempre è rilevante, però è vero che chiaramente se abbiamo generazioni ormai consolidate di persone over 60, probabilmente abbiamo poi dei problemi sulla digitalizzazione, sulla tempestività, sull'aggiornamento normativo, economico, statistici, insomma sappiamo cosa abbiamo dentro le nostre amministrazioni, soprattutto al sud, ma non solo al sud. No, devo dire che appunto ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di competenze dentro l'amministrazione pubblica, altrimenti i soldi che abbiamo dall'Europa o anche quelli ordinari non li potremo mai spendere o spendere bene. Perfetto. Quindi, l'ultima domanda, professore. Alla luce di questo, dal suo libro, viene fuori un messaggio, non dico di speranza, ma almeno dice, può darsi che domani cambi meglio, oppure c'è calma piatto, addirittura calare? È chiaro, è un'analisi sugli errori. Dobbiamo
o crederci nella pubblica amministrazione, se, altrimenti sarà una zavorra e sarà un freno allo sviluppo. L'ultimo premio Nobel dell'economia è stato assegnato a dei americani, anche di origine, alcuni insomma di varie origini, indiano, turco, che hanno detto che lo sviluppo, il progresso dipende dalla qualità delle istituzioni. Lo sintetizzo in questo modo, ma comunque è ormai abbastanza consolidato e certificato che senza buone istituzioni non abbiamo né il mare pulito, né le scuole che attengono, né la sanità efficiente, né i trasporti efficiente, né tutto. E anche buoni manager e anche una buona politica. È chiaro che se attorno non siamo circondati di tutto questo, l'unica strada è quella di emigrare, oppure ce la fanno coloro che non hanno bisogno dell'intervento pubblico, che non sono molti. Molti, l'intervento molti. Pubblico è importante, conta e viene sempre più richiesto. Oggi, soprattutto dopo il Covid, tutti quanti chiedono più intervento pubblico, sostegno alla natalità, sostegno al verde, sostegno per il dissesto, sostegno per la contro la siccità, sostegno per il mare. Sostegno a tutto, e interventi pubblici. Però l'intervento pubblico deve essere di qualità, sì, altrimenti non lo è. Con la dottoressa Patrizia Valenti, a fine di questo interessantissimo incontro, devo dire che io non sono solito farlo, ma mi devo congratulare. Perché? Perché questo discorso sul un primo bilancio sull'impatto dell'economia del PNR sull'economia e il mercato del lavoro consente, o almeno dovrebbe consentire, anche al povero cittadino, al signor Rossi o alla signora Bianchi, di capire finalmente qualcosa. Dice, questo PNR, ma me, Gianni Papa, Patrizia Valenti, non commissario, che cosa ne viene e soprattutto cosa stanno facendo? Stanno facendo qualcosa? A che punto sono? Dove siamo arrivati? Ma le attività in corso sono tantissime, devo dire, sono tantissime ed è uno strumento che sta mettendo veramente a prova tutte le amministrazioni pubbliche, perché la sfida è quella di gestire enormi quantità di risorse a parità di organizzazione di risorse umane. Perché è vero che nel PNRR sono previsti 2.000 funzionari che devono arrivare agli enti locali, ma di fatto ancora non sono arrivati. Quindi, poi dovrebbero anche essere buoni, non è detto che solo perché arriva il funzionario. Questo siamo assolutamente fiduciose che la selezione sarà sicuramente agli enti locali delle ottime persone. Il problema sono i tempi, perché noi di fatto come enti locali, io parlo a nome della provincia, ma nella nostra provincia ci sono 12 comuni che si stanno confrontando con progetti del PNRR e devo dire stanno cercando di far fronte con le risorse che hanno. E come siamo combinati in realtà? Siamo combinati, diciamo, percentualmente. Guardi, io devo dire una cosa, temevo che questo strumento non avrebbe avuto effettivamente nel territorio un impatto, invece, come ha detto il nostro Sua Eccellenza il Prefetto all'inizio dei lavori, abbiamo circa 1 miliardo di investimenti e questo 1 miliardo di investimenti sta camminando sulle gambe delle amministrazioni così come sono, con un grandissimo sforzo. Aspettiamo e speriamo che arrivino presto questi funzionari da parte del Dipartimento Politica e Coesione, però ecco, c'è stato quasi un voler dimostrare che quando c'è una sfida importante i territori reagiscono e ci sono. Questo è positivo, estremamente positivo. È anche una specie di richiamo all'orgoglio, no? Esattamente, infatti io lo vedo più così, guardi, più che per il valore dei numeri, delle risorse che arrivano, che sono sicuramente significative. Quello che sta succedendo è veramente una presa di coscienza, ce la possiamo fare, ecco, questa è la cosa importante. È chiaro, però abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di formazione, abbiamo bisogno di nuove unità di personale, di nuovi profili professionali. Io penso per esempio a tutte le tematiche ambientali con le quali mi confronto nell'altro mio ruolo come dirigente generale del Dipartimento Ambiente. Ci sono nuove professioni che oggi sono
nate e che non aspettano altro che avere delle persone che vogliono misurarsi, vogliono confrontarsi in queste nuove esperienze. E questa è una cosa che i nostri ragazzi ancora non sempre sanno. Noi stiamo cercando di fare un'azione. E questa è la funzione anche di incontri come quello di stasera. No? Esatto, però noi facciamo anche proprio delle azioni mirate nelle scuole, perché i ragazzi devono sapere che quando si parla di green, quando si parla di transizione ecologica, quando si parla di sostenibilità ambientale, si parla di nuovi posti di lavoro, professioni che magari loro non pensavano ci potessero essere e che invece ci sono e che stanno nascendo e che si stanno sviluppando. Quindi è importante che i nostri ragazzi sappiano che queste professioni sono professioni che permetteranno loro di avere delle professioni in mano veramente qualificate. Anche gratificanti, questo è importante. Gratificanti e che possono restare qua, possono scegliere di restare qua. E questa, secondo me, sarebbe la nostra vera vittoria come amministratori pubblici. Perfetto. Ultima domanda, dottoressa. Resistenze a questo? Ci sono state? Lei vede, sente resistenze? Ma sa, le resistenze ci sono sempre, perché quando si parla... La domanda alla quale sapevo la risposta. Quando si parla di cambiare, le resistenze sono infinite, però devo dire che bisogna avere coraggio, ecco, un po' di coraggio nell'ottica di un futuro diverso, un futuro migliore per i nostri ragazzi. Ecco, questo abbiamo il dovere di averlo come amministratori pubblici e credo che se anche uno su 10 lavora con coraggio è di esempio e di traino per tutti. Lei parla con una persona alla quale spesso rimproverano chi te lo fa fare, ma tu metti troppa passione, troppo entusiasmo. E io dico non so lavorare senza passione, però il mio esempio è di monito per tutti i miei collaboratori e spero forse anche per gli altri. Quindi bisogna moltiplicare queste esperienze, bisogna fare in modo che il messaggio passi, perché ripeto, questa del PNRR è una sfida che è partita con tanti punti interrogativi, che alla fine nella sua realizzazione si sta dimostrando più positiva di quel che si pensava e che paradossalmente sta stimolando anche le persone che lavorano negli uffici a trovare soluzioni, a inventare, a cimentarsi. C'è uno stimolo anche per noi stessi. C'è questo senso della sfida che evidentemente, come quello dell'orgoglio, ha colpito tutti.